Jonathan. Andiamo. Oddio, sei un genio. Ok, hai preso le chiavi? Andiamo a casa mia, quella vecchia è qua vicino. Leonardo, Ilaria, muovetevi. Scappiamo. Muovetevi. Ha trovato le chiavi. Dobbiamo andare. Dai, forza, andiamo. Andiamo. A casa vecchia? Sì, diglielo a Tommaso. Tommaso, a casa vecchia di Charlotte, guarda il biglietto. Puoi lasciarlo in comune. Alex, Gaia. Sono con la suora, non lo ormai fanno. È tardi, vai. Come? Forza, andiamo. Come? Come sono con la suora? Dove si deve andare? Vieni, ti puoi entrare in totale. Siamo arrivati. Cosa? Siamo arrivati. Ma che cosa? Ragazzi, ma che ci fate qui? Questa è casa mia. No, questo è il mio bed and breakfast. Infatti, ci ha dato le chiavi lì. È il tuo cosa? Bed and breakfast, vuoi una camera? Ragazzi, la mia casa di mia proprietà non sarà un vostro aggeggio per invitare te. No, non puoi andare. Eva, fai qualcosa. Che cosa fai? Devi pagare, sei qui. Questa è casa mia, non stai ferma, non puoi entrare. Ora che sei entrata devi pagare per restare. Pagare cosa? C'è tutta la mia roba dentro. Non è vero. Non è vero, Charlotte. Sì, guarda, c'è tutta la roba negli armadi. Non è più casa tua. Te l'ho detto. Che cosa? Dov'è la mia roba? Non c'è niente. C'è tutta la mia roba anche qui, no? No. 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 Lo gestiamo noi questo posto, basta. Perché non c'è la mia roba? Perché non c'è la mia roba? Perché questa adesso è un bed and breakfast. Non è casa tua. Vedi? Tutte le coperte, le asciugamani. Questa è camera mia. Non più, guarda. Esci, Carlo, io mi denuncio. Non puoi stare qui. Ma tu non capisci, io chiamo la polizia. Non hai paura, la polizia è la tua. La mia proprietà è questa. Sì, ok. Ma cosa succede? Oh, Eva, continua a fare il tuo lavoro. Sono impazzito, ok? Sì. Taglia le piante. Tommy. L'avete capito? Se per, volete stare qua, dovete ce pagare. Ce l'ho fatta. Alex, Gaia. No, sono là. Che succede? Benvenuto nel mio bed and breakfast. Se vuoi restare a dormire, devi pagare. Sono 50 euro a notte, per tutti. Beh, qualcuno vuole venire con me? Vieni. Ok, grazie. A noi non importa andare in una camera, possiamo andare in tenda, vero Leo? Va bene, Charlotte, ma almeno ci risparmi. Sì, cosa? Non lo so, non l'ho capito. Vabbè, se piace a loro stare in tenda. Perfetto, andiamo Eva, forza. Vieni Leo. Oh, è da tanto che non venivo qua. Entra, guarda che bello. Bello. Guarda che carino. Questo l'ho preparato bello io. Questo. E ti ricordi ci siamo stati qua qualche giorno fa insieme? Sì, ma con un'altra ragazza. No, eri con me, dai, ricordatelo, con Charlotte, con me. Non credo. Allora, ragazzi, il menù di oggi sarà veramente buonissimo. Eva, forza, vieni, veloce. Eccomi. Vediamo. Il nostro bed and breakfast è di lusso. Come potete vedere, i nostri piatti sono buonissimi. Buon appetito. Grazie. Potete mangiare tutto. Scusate, possiamo avere anche un po' di acqua? No. Per favore. Eva, vai a fare le pulizie. Io devo parlare un attimo con loro. Ok. Sentite, ma da dov'è che venite? Perché ho sentito da un collegio prima, ma non ho capito niente. È un collegio di una suora che... Mangiate? Sì. Ha levato tipo la memoria. La suora? Leonardo, sì, cose strane. L'hanno levata la memoria Leonardo? Ah, ok. Sì. Ok, ho capito. E noi siamo scappati e adesso siamo qua. Buono? Molto. Buono. Perfetto, allora noi vi lasciamo mangiare e noi continuiamo a lavorare. Forza Eva. Leonardo, guarda, Charlotte mi sta facendo proprio arrabbiare. Sì? Ha rotto. E poi quella storia Ilaria e Leonardo stanno insieme. Non l'ho capito, hanno detto hanno perso la memoria, vabbè. Infatti, puoi aiutarmi? Sì, certo. Facciamo una cosa, facciamo una sfilata. Buona idea, sì. Ho un bel vestito. Uh-huh. E poi ci penserò io a come farla finire. Perfetto, mi fido di te. No, eri con me, fidati. Ragazzi, venite tutti giù. Muovetevi, okay. Alzatevi. Perché dovete venire giù, tutti insieme, dai. Se vuoi, vieni. Prego, passate.
Che c'era? Dobbiamo andare e ritrovarci tutti insieme giù. Siamo tutti? No. Tommaso, Noemi, venite. C'è. Adesso vi spiego un po'. Allora facciamo una sfilata. Dobbiamo sfilare tutti, dovete sfilare tutti. Ai vestiti ci penso io. Questo è il vestito speciale per Charlotte. Invece questi altri sono per voi. Ah, così. Sì, prendeteli. Andate, forza. Che bello. Una sfilata. Andiamo. Ilaria, vieni. Ok, Ilaria, ascoltami, mentre fate la sfilata devi tagliare con le forbici il vestito a Charlotte. Ok, ci sto. Va bene? Va bene. Vai. Siete pronti? Dovete uscire individualmente, muovetevi. Faccio partire la musica. La valigia è già pronta, sono già sulla pasta. Bene. Le farfalle sono qua nello stomaco. Non mi resta che andare, voglio solo viaggiare. Questa notte ho dormito pochissimo e non so che fare. Dai. Domani vorrei vedere posti lontani, sentirci come se fossimo grandi, ma con un cuore pieno di sogni. Ragazzi, noi abbiamo votato. Però resta fuori Charlotte. Sì, allora abbiamo messo nei belli Noemi e Leonardo Moro. Nei brutti invece Ilaria e Tommaso. Charlotte, non abbiamo saputo metterla in una categoria, quindi dovete uscire in tre insieme. Forza. Ah, sfilate voi tre insieme, andiamo. Le ragazze. Cosa? Vicino a lei. Succede? Non ci credo, mi ha rotto il vestito, Ilaria! È stata Noemi, guarda, le forbici sono vicino a lei. Io non ho fatto nulla. Io non ci credo, Ilaria, sono sicura che sei stata te. Giuro, non sono stata io, non la farei mai una cosa del genere. È stata Noemi, ma poi io e te ci conosciamo da più tempo, dai, lo sai. Non te la farei mai una cosa del genere. Noemi. Guarda le forbici, sono più vicino a lei. Noemi, sei stata te, vero? Non lo farei mai neanch'io. Ammettilo. Ma... No, Charlotte! È vero, Ilaria, perché è incolpata tempo? Perché incolpate sempre me? Non me l'aspettavo. Ok, ora me lo faccio vedere io che è la più bella. Ora mi hanno proprio rotto, gli faccio vedere io che è la più bella e c'è il più brutto. Io non sto capendo più niente, chi è Charlotte? Dai, Leo, sono io, non te ricordi. No, te mi hai mentito. No, Leo, sono io. No, mi hai mentito. Eravamo prima della tenda, ti ricordi? Sono Charlotte, dai. Leonardo, lei è Ilaria. Io sono Charlotte, lei è Ilaria. Io sono Charlotte. Lei è Ilaria. Ilaria, smettila. Ilaria, mi salta in testa. Pensavo fosse un suo problema, non no, un tuo. No, ma tu sei no, Ilaria. Io sono Charlotte. Ma io... No! Ora chi è il più bello e chi è il più brutto? Non ci posso credere. Noemi? Hai bagnato anche me, Noemi. Anche me. Per quale motivo l'hai fatto? Perché non è vero che sono stata io a tagliare il vestito. Telefono. Chi è? Telefono. È il mio. Chi è? È la suora. Cosa dici? Ma che dici? La suora, ragazzi, la suora. Pronto? Ragazzi, dove siete? Se voi non tornate subito nel collegio, sono guai. Venite subito se volete vedere Alex e Gaia. Avete capito? Dio. Immediatamente. Alex e Gaia sono rimasti lì. Cosa? Va bene? Leonardo. Ragazzi, ma andate, mi tenete! Mi tenete la prendere! Alex e Gaia! Leonardo! E adesso cosa facciamo? Seguiamoli! Ok, vi pare normale? Bisogna salvare due persone da un collegio e esatto. Te scappi? Ti pare normale? Alex e Gaia, Leonardo, io non me ne frega niente di Alex tornare. E Gaia. Vai, torniamo.
No, bisogna andare dalla suora adesso. Bisogna andare a salvare Alex e Gaia adesso. La strada per andare è sempre di qua, da dove siamo venuti. Allora andiamo. Andiamo. Sono scalza.